poi chi fa questo è proprio chi si Ma questa sera è un po' eccezionale la frequenza, si vede che avete fatto una buona estate, eh? E allora siete arrivati molto numerosi e trovo anche delle facce nuove. Benvenuto a tutti quanti, eh? Il primo è con Monsignor Miguel, lo vedete già al posto, è un comboniano spagnolo, ha la cittadinanza anche, cioè è vescovo di Lai in Chad e anche amministratore della diocesi di Doba, perché il vescovo per motivi di salute ha dovuto dimettersi, eccetera. Ecco, lui ci parlerà del rapporto che c'è, sarà molto breve, un quarto d'ora, tra cattolici e Islam in Chad. Il secondo intervento è con Mustafa, che vedete lì al centro. Oggi ha già fatto tante interviste con Telepace, Telearena, Radio Verona, Radio Arena, eccetera. Domani sarà su Rai 3, che so io. Ecco, lui è un grande esperto del problema che stiamo vivendo e la vostra presenza numerosissima dice che c'è una realtà che è anche drammatica. Ecco, sarà presentato da padre Efrem, che è il direttore di Nigrizia. Buonasera a tutti. Mi hanno chiesto di parlare un po' dei rapporti fra i cristiani e i musulmani in questo paese che è il Chad. Io sono arrivato in Chad con il primo gruppo dei comboniani nel 1977, per quello che dico sono più chadiano già che spagnolo. Il Chad non è molto conosciuto, non è soltanto la Nigeria che non è conosciuta, anche il Chad. Il Chad è, diciamo, il paese più al sud del Sahara, del deserto, e al sud di questi paesi del nord dell'Africa che chiamiamo Maghreb, e al nord dell'Africa nera, dunque a cavallo fra gli arabi e i neri, diciamo. Il Chad è un paese grande, 1.280.000 chilometri quadrati, più di tre volte l'Italia, con soltanto 12 milioni di abitanti, perché un terzo è deserto, il deserto del Sahara. Al nord del Chad si trova la Libia, e avete sentito parlare ultimamente della Libia, dove c'è confusione da quando è morto il dittatore Gaddafi, e c'è confusione e le milizie armate si affrontano fra di loro. Ci sono anche due parlamenti. Siamo all'ovest del Sudan, dove al Darfur ci sono anche scontri e combattimenti e tanti rifugiati da noi. Siamo all'est del Niger, un paese, non soltanto un fiume, della Nigeria, dove c'è il Boko Haram, e siamo al nord della Repubblica Centroafricana, dove anche si trova una situazione di quasi guerra. Dunque vedete, siamo in mezzo a molti paesi in conflitto. Siamo in un'oasi di pace, la meritiamo dopo 40 anni più o meno di guerra civile e non c'è l'Ebola. Dunque siamo quasi nel paradiso. Il Chad non è un paese islamico, ma è un paese a maggioranza musulmana, più o meno 51-52 degli abitanti sono musulmani, ma il Chad è uno stato laico. È vero che i musulmani
dopo aver vinto la guerra, sono diventati padrone o padroni di tutto. Hanno in mano la politica, il potere politico, l'economia, l'esercito, ma i musulmani in Chad sono moderati. I cristiani siamo arrivati negli anni 20, i protestanti nel 1921, noi cattolici nel 1929, ma praticamente soltanto dopo la guerra mondiale, la seconda, la Chiesa in Chad si è strutturata. Dunque possiamo dire che la Chiesa in Chad è l'ultima nata in Africa. L'Islam è arrivato molto tempo prima, parecchi secoli, soprattutto al nord. Dunque, oggi tutto il nord del Chad, la metà della popolazione praticamente si trova nel nord, e una piccola, e l'altra metà in una piccola parte del paese, un quinto, che è nel sud. Invece, sì, nel nord c'erano dei regni, dei sultanati musulmani, al sud c'erano delle tribù nere che non formavano grandi insiemi tribali. Per quello hanno sofferto sempre l'invasione venute dal nord per la ricerca di schiavi. Con l'arrivo della potenza coloniale, la Francia, nel 1900, tutto è cambiato. La schiavitù è finita, il potere dei grandi regni, per esempio Bornu, Wadai, Bagirmi, è finito, e la gente del sud, che sono africani neri, e bisognerà fare di nuovo questa conferenza in un posto più grande, io non ci sarò, è chiaro, ma lui penso che come abita qui in Italia. Dunque, e con l'arrivo dei francesi, gli africani neri, animisti anche, hanno accettato facilmente la scuola occidentale e molti di loro sono diventati soldati nell'esercito francese. Dunque hanno combattuto con la Francia nelle due grandi guerre. Invece la gente del nord, musulmani, non hanno accettato la colonizzazione, non hanno accettato la scuola occidentale e hanno combattuto contro i francesi. Dunque nel 1960, al momento dell'indipendenza, sono quelli del sud, dunque neri, animisti, che hanno preso il potere. Ma i padroni di prima non potevano accettare questo, è chiaro, che gli schiavi di prima diventino padroni. Dunque hanno cominciato a fare la guerra per avere il potere. Questa guerra all'inizio era una guerra di guerriglia, ma dopo è diventata una vera guerra perché i paesi musulmani vicini, in particolare la Libia, hanno dato delle armi ai guerriglieri che hanno preso il potere nel 1979. I guerriglieri venivano dal nord del paese, dunque musulmani, ma non molto praticanti. Piuttosto erano gente con delle idee socialiste, di sinistra, poco praticanti. Oggi, come dicevo, il potere è in mano alla gente del nord. Gli ultimi quattro presidenti sono venuti dal nord e hanno preso il potere con le armi, aiutati dal Sudan e dalla Libia. Oggi il presidente ha il potere grazie a un colpo di Stato da quasi 24 anni, dopo un regno sanguinario da parte dell'antico presidente Hissem Habré, è un militare musulmano, ma moderato. Egli sostiene uno Stato laico ed è filo-occidentale. L'esercito chadiano è il più forte della regione, anche più forte che l'esercito della Nigeria, che è un paese molto grande. E lui, il presidente, ha comprato tante armi grazie al petrolio. Ce ne abbiamo il petrolio che sfruttano gli americani e i cinesi, e
E il presidente ha detto che per avere la pace bisognava preparare la guerra, dunque bisognava comprare delle armi. Adesso è un esercito molto forte e esportiamo la guerra altrove. Sono stati i militari ciadiani che hanno combattuto nel Mali, forse vi ricordate, un anno e mezzo fa, i jihadisti dell'Al-Qaeda e volevano prendere il potere in Mali. L'esercito francese è intervenuto e anche qualche paese dell'Africa, soprattutto il Chad, che ha perso più o meno 40 persone già e ci sono ancora lì. Il Chad ha vissuto una guerra civile durante una quarantina di anni, come vi ho detto. Ma attenzione, tutti vogliono il potere. Non c'è stata una guerra religiosa, è stata una guerra per avere il potere e avere il potere in questo paese che è ricco, molto ricco nel sottosuolo. È un paese impoverito, ma è ricco. Dunque, le guerre che si sono seguite non sono state fatte per prendere il potere, ma per ambizione umana. Non sono state guerre religiose, ma di ambizione umana, per prendere il potere. Dopo che l'attuale presidente ha preso il potere, ci sono stati dei gruppi di ribelli che hanno tentato di prendere il comando, aiutati da paesi musulmani. Dunque, fra di loro si fanno anche la guerra. Questi paesi che hanno aiutato i ribelli sono il Sudan, l'Arabia Saudita, il Qatar, e di fatto hanno perso la guerra i ribelli e adesso sono i capi, sono a Doha, non so come si dice, al Qatar. Sì, la capitale del Qatar. Il presidente è riuscito a mantenersi al potere grazie all'Occidente, Francia in particolare. Come sono le relazioni fra i cristiani e i musulmani in Chad? Come dicevo prima, i musulmani in Chad sono moderati, fanno parte della confraternità che si chiama Tijaniya, dunque sono sunniti. Il dialogo con loro è possibile, in particolare il dialogo della vita e il dialogo delle opere. Di fatto noi abbiamo due strutture nella Chiesa Cattolica, o istituzioni se volete, che favoriscono il dialogo. Un ufficio cattolico per sensibilizzare e attuare a livello nazionale e diocesano nelle comunità e favorire il dialogo alla base, e questo noi. E dopo c'è una piattaforma interreligiosa formata dalle tre grandi confessioni religiose, vuol dire i cattolici, i protestanti e i musulmani. Questa piattaforma organizza degli incontri fra queste confessioni per favorire la riflessione, lo scambio, la sensibilizzazione gli uni e gli altri. Per esempio, abbiamo un giorno di preghiera all'anno per la pace, tutti insieme. I musulmani vengono più rapidamente e più numerosi che i protestanti. Quando siamo noi a chiamare, gli musulmani vengono, gli altri fanno un po' di problemi. A N'Djamena, la capitale, è organizzata questa preghiera in maniera molto solenne e spesso con la presenza delle alte autorità dello Stato, il Presidente in particolare. Abbiamo proposto anche al governo di rendere ufficiale una giornata di coabitazione pacifica e questa giornata è stata ufficializzata, si può dire, è diventata una giornata ufficiale per tutto il Paese. E dunque, grazie a queste relazioni, siamo riusciti ad evitare gli scontri e la violenza. Per esempio, quando sono tornati dalla Repubblica Centroafricana più di 100.000 ciadiani musulmani che hanno fuggito, hanno perso quasi tutto e molti hanno perso la vita anche, perché ci sono state delle vendette. Dopo che loro hanno preso il potere, l'hanno perso e dopo ci sono state delle vendette, sono tornati. E quelli che tornavano dicevano cose drastiche, no?
uccisione terribile. Dunque, e qualcuno voleva vendicarsi, ma grazie a queste relazioni buone fra cattolici e musulmani tutto si è controllato. Ma è vero anche che cominciano ad entrare nel paese quei musulmani che sono fondamentalisti, in particolare i wahhabiti che vengono dall'Arabia Saudita attraverso il Sudan. Si vedono sempre di più donne totalmente coperte e si parla di certi imam, i capi della comunità musulmana, che predicano un Islam non tollerante. Il governo controlla, ma non può fare tutto. Ma quello che è certo è che noi continueremo il dialogo, meno il dialogo intellettuale, più difficile, ma almeno il dialogo della vita e delle opere, come ci ha raccomandato anche il Papa Francesco la settimana scorsa, giovedì scorso, che l'abbiamo trovato, i vescovi del Chad a Roma. È tutto, vi ringrazio della presenza.